Salve a tutti, con questo piccolo video io, Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni vorremmo spiegare la fantastica funzionalità di questo programmino per creare video lezioni. Il programmino si chiama GovCView, è nella sezione audio video di Sodi Linux, si lancia, lui parte e immediatamente la videocamera che abbiamo predisposto, sospesa sopra un pezzo di carta a quadretti, comincia a riprendere quello che ci sta sotto. Come si vede, basta una penna, una matita e si comincia a scrivere. Questo programma è molto semplice perché basta un clic per creare una video lezione. Ecco, questi sono i controlli. Adesso Maurizio ce li spiega perché li conosce bene. Allora, importante appunto cliccando su video, luminosità, appunto si può controllare la luminosità, si può controllare anche la nitidezza, la messa a fuoco qui sotto, una cosa che difficilmente si trova in questo tipo di programmi, e invece è molto importante perché si può avvicinare, avvicinare molto la webcam all'oggetto da riprendere. Un'altra cosa importante invece su video, clicca su video, c'è la possibilità di scegliere il quadro, la grandezza del riquadro che vedete qui sotto. Ecco, dipende, questo dipende dalla qualità della webcam, si va appunto da un riquadro da 640x480 con delle webcam diciamo di basso livello, Come questa. come quella che appunto sta riprendendo, e invece a riquadri molto più alti con delle webcam buone, diciamo, Sostenute. sostenute 1024x768, una qualità ottima da proiettare sulla Su, LIN. anche se una LIM, perché si può anche usare contemporaneamente a una LIM e quello che viene ripreso si presenta a muro. Il bello è che si può lavorare sul muro con questo programma e parlare sopra quello che si fa su un foglio o su un e alla fine creare un video. Ecco, noi non lo facciamo adesso, non creiamo il video, ma era giusto per spiegare come funziona il programma. Una volta cliccato registra video, lui parte a farlo e una volta ricliccato il video lui Si ferma. Il video lui l'ha fatto, insomma si ferma. Si trova, poi il video si va a trovarlo nella home del Dell'utente. computer dell'utente. Ecco, guarda che l'ha anche fatto, eccolo qua. L'ha anche fatto, eccolo qua il video. E sposta di qua la cartella. No, Eccolo sposta. qua, ha fatto il video. Eccolo qua, un video di un Pochi secondi. secondo, insomma. Quindi tutto quello che si fa in modo naturale su un pezzo di carta si scrive, si spiega, si fa una notazione, ci si preparano i pennarelli, si fanno delle spiegazioni. Ecco, tutto quello che si fa e si scrive e si disegna, anche prendendo un libro sul quale si va a fare un commento, diventa Video. appunto una video lezione, in modo veramente semplice e naturale. Adesso con questa immagine voglio mostrare come di solito a scuola io faccio le video lezioni con i miei ragazzi. È una semplice webcam montata con un pezzo di nastro adesivo sul bordo del monitor, un monitor piegato in avanti che registra i fogli a quadretti sui quali qua stiamo spiegando il minimo comune multiplo. Quindi nessuna infrastruttura, una semplicità disarmante perché i ragazzini spiegano sulla carta come fosse un normale quaderno, alla fine del lavoro esce fuori una video lezione. Ecco, parlavo appunto delle video lezioni che faccio con i ragazzi, quella video lezione lì, alla fine della fiera, eccola qua. Il ragazzino parla sopra la carta e si vede solo la carta e lui la spiega. Adesso non si sente l'audio perché l'abbiamo per evitare fischi di risonanze o altre cose. Comunque, questa è la video lezione. Qua sta spiegando appunto che cosa sta usando, gli attrezzi, eccetera. Lui va a farla e spiega. Quindi, con una tecnologia semplicissima si possono ottenere grandi cose. Video lezioni in questa maniera ne ho fatte un bel po', ma anche voi potrete farle, proiettare la lavagna e anche, come diceva Maurizio, usarla per l'ingrandimento, quindi Certo, vedere. è uno strumento che si presta molto bene con la LIM per fare presentare oggetti, fare esperimenti di scienze, di fisica e vengono riprese. Tra l'altro questo programmino permette di Ecco, per esempio, vedi?
quanto posso ingrandire questa chiavetta. Sì, ma il movimento bisognerebbe tenerla fissa, metterla ferma, ecco, se poi si ingrandisce. Fosse una mela, al muro verrebbe grande come un metro quadrato. Quindi una c'è, foglia. Si vede bene foglie, fiori. Interessante, perché questo programmino permette di collegare due webcam contemporaneamente, per cui lo esperimentino di fisica che viene fatto può essere visto su due punti di vista diversi, e questo è molto coinvolgente. Ecco, questo è. Per il software di Sode Linux, Maurizio Maragoni e Francesco Cusillo vi augurano di